Buongiorno signori miei, buongiorno. Ieri mi sono fatto una mangiatona di carne, una grigliatona, ragazzi miei, che non avete idea, quindi non avevo proprio nessuna intenzione di mettermi e inacidirmi, farmi sangue veleno per le dichiarazioni di Luca, dichiarazione per il messaggio preconfezionato e scaduto, oltre a essere preconfezionato, anche scaduto. Di Romello, nessuna, ma proprio nessuna. Quindi oggi, dopo aver mangiato, dopo aver bevuto e dopo aver digerito, ci mettiamo con tutta calma. E ne discutiamo, ma lo facciamo anche con calma, perché arrabbiarsi ormai, cioè la rabbia per questi Voltagabbana, perché questo è il nome che riassume tutto, Voltagabbana, non ha nessun senso, perché ne sto vedendo di tutti i colori, gente che prima dichiara amore e poi scappa, gente che prima piange e poi il giorno dopo risate a 360 gradi pronti ad abbracciare miliardi, gente che da bambino dichiara di avere dei sogni e poi è subito pronto a rinnegarli per. Cioè, ne sto vedendo di tutti quello, quindi la rabbia non la meritano. Non la meritano. Meritano solo di delusione, meritano solo di quasi di essere ignorati. Perché dopo questo video basta, si chiude totalmente una porta, ma proprio definitivamente la si barra. La si barra in tutti i modi possibili. Prima vi invito anche a lasciare un like se volete, iscrivervi al canale e perché no a scaricare l'app OneFootball, perché comunque guardiamo avanti, guardiamo le notizie di calciomercato, guardiamo a tutto quello che sono i contenuti calcistici che più vi riguardano. Link in descrizione, l'app è gratuita. Il messaggio di Romero, penso che l'abbiate ormai letto e riletto, i vari ringraziamenti, bla bla bla, cioè le solite dichiarazioni trite e ritrite, scusate, questo è comunque scioglilingua, peccato perché nel finale manca solo un'ultima frase, vi amo, grazie di cuore, sempre Forza Inter, e ricordatevi sempre che lo sto facendo per voi. E dopo, se avesse scritto anche questo, io giuro, almeno sarebbe stato, giuro, mi sarei messo anche a piangere, mi sarebbe scesa anche la lacrimuccia. Lo faccio anche poi. Cioè, di messaggi così banali e che suonano in maniera così falsa che dici: ma perché si devono anche ridicolizzare? Perché tu scrivendo una cosa del genere lo sai che ti stai anche ridicolizzando. Mannaggia il demonio, ma lo sai che ti stai ridicolizzando? Dopo aver fatto tutte le figure già più basse e meschine, perché questa è l'ultima di tante altre figure, perché se proprio ti devi ridicolizzare, devi scrivere una cagata del genere, ma scrivila subito, ma fa sì che questo sia il primo passo, non l'ultimo, perché così fai peggio degli altri. Cioè, Lukaku, peggio di tutti gli altri, che delusione. Che delusione. Voltagabbana più Voltagabbana dei Voltagabbana, questo qua. Mamma mia. Guarda, no, ma una delusione. Ma credetemi, una delusione. Una delusione che. Mamma, 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 mamma mia. Cioè, questo qua ha dichiarato amore incondizionato per l'Inter. Cioè. Quante dichiarazioni d'amore nei confronti dell'Inter? Al primo occhiolino, no? Di quella che lui considera l'opportunità di una vita, che poi sarebbe la squadra che per 2 volte gli ha sbattuto a calci nel sedere, l'ha sbattuto fuori dalla porta. Questa è l'occasione della vita. L'occasione della vita è un club che 2 volte ha preso e ti ha sbattuto fuori a calci nel sedere. Questa è l'opportunità della vita. Solo che adesso ti dice: no, prego, accomodati, Romelu, e ti pago anche Benino. Perciò adesso diventa l'occasione della vita. Ma tralasciando questo aspetto, tu che fai? Prima dichiari amore incondizionato, sempre attestato, rimani, no, ma sai, io sto bene, io rimango. Ma il primo occhiolino della tua ex che ti ha sbattuto fuori dalla porta, calci nel sedere. Tu che fai come un agnellino, ritorni là, perché giustamente adesso ci sono degli interessi economici importanti, e cosa fai? Scappi, cioè scappi, prima scappi silenziosamente, poi fai, scrivi, cioè fai, non lo so chi l'ha gestita per lui questa situazione, ma chiunque l'abbia gestita in maniera pessima, in maniera pessima.
scrive la gente, cioè deve prima scrivere la gente per te, poi ancora non è finita, nel finale dopo ti sei ricordato anche di scrivere per noi, cioè ha sbagliato tutto, ha sbagliato i tempi, ha sbagliato i modi, ha sbagliato la forma, ha sbagliato il contenuto, ha sbagliato tutto, cioè è riuscita a sbagliare ogni scelta, o chi per lui, perché sono convinto che non è lui che cioè, vabbè, ha sbagliato tutto, o gli hanno fatto sbagliare tutto. Ma che delusione, ma che delusione a 360 gradi, 360 gradi. E adesso ne consegue che murales imbrattati, anche l'ultimo, quello con Zlatan, segue che una tifoseria che lo amava e che comunque lo avrebbe e lo continuerà ad amare, no? Come lo amerò io, perché poi amerò quello che ha fatto e quello che ha dato il calciatore, non l'uomo, perché per me questo è importante, quello che dà il calciatore alla squadra, quello non si può cancellare, perché ne faccio un discorso anche al passato. Io quando penso a Ibrahimovic, che per tutti è odiatissimo, magari per tutti quelli che non tifano Milan in questo momento è odiatissimo, perché ha un carattere, ragazzi, che non stiamo qui, ha degli atteggiamenti che non stiamo qui a discutere. Però io quando penso all'Inter, al Tardini, che comunque ti ha fatto vincere in quella circostanza lo scudetto, io colloco Ibra e ho comunque dei ricordi felici per me. E così sarà quando penserò a Lukaku. Quando penserò a Lukaku calciatore avrò dei ricordi felici, perché penserò al 19° scudetto e di conseguenza penserò anche a lui. E avrò comunque dei ricordi felici per quanto riguarda il calciatore. Ma per quanto riguarda il resto, proprio è tutto cancellato, cioè tutte quelle dichiarazioni, tutto cancellato, tutto cestinato, tutto buttato nel cesso. E concludo, una cosa non doveva dire, che lui era interista, che rimane interista, che ha scritto, una cosa è certa, che rimango interista, cioè tutto il discorso che ho fatto, no? Sul fatto che i professionisti debbono mostrarsi e identificarsi come professionisti, buttato nel cesso. Cioè, lui si dichiara interista, ma che interista ti vuoi dichiarare con un atteggiamento del genere? Ci stai facendo ancora di più sfigurare, e questa poi il fatto che uno ti delude, ci stai facendo sfigurare, almeno non dire che sei interista, perché così ci stai facendo sfigurare ulteriormente. Ci stai facendo sfigurare ulteriormente. I giocatori devono fare i giocatori, i tifosi devono fare i tifosi. Mamma mia, che delusione. Interista, ma come ti fai a dichiarare interista dopo esserti dimostrato un volta Gabbana qualunque? Ma come puoi pensare di essere credibile? Come puoi pensare di essere credibile dopo che sei scappato silenziosamente, scappato da una città che ti amava? Sei dovuto scappare. Prima ha dovuto parlare il procuratore per te, poi infine hai scritto anche il classico messaggio preconfezionato. Ma come ti fai a dimostrare interista? Ma come? Io... Ripeto, non capisco come si facciano veramente a mettersi così in ridicolo. E questo aumenta poi solo la frustrazione o comunque l'ira dei tifosi. Perciò evitatele, ma in futuro che i giocatori le evitassero ste robe qua, le evitassero, perché non ci possono più abbindolare. Ma come ci possono abbindolare? Gente che guadagna miliardi, giorno prima piange, poi pronta ad abbracciare miliardi. Gente che prima si dichiara amore assoluto per la squadra e poi scappa. Quindi questi giocatori facciano una cosa, si dichiarassero professionisti, è inutile questo fingere amore a pagamento. L'amore a pagamento non è amore. Non è amore, cioè quando tu fai sesso con una prostituta pretendi anche che quella ti ami? Come fai?
Come fai con l'amore a pagamento? Ma che cazzo sono queste cose, queste dichiarazioni fasulle? Fasulle! Ma veramente c'è chi se le beve ste robe? Perciò non se le beve nessuno. Allora che cazzo le scrivono a fare? Ma veramente per ridicolizzarsi? E per inasprire ancora di più l'ambiente? La situazione? Boh. No, ma io non sto parlando ormai di questo voltagabbana, io sto parlando già al futuro. Io sto pensando già al futuro. Perché questo trend di scrivere ste cazzate fasulle non mi piace. E spero che i giocatori lo capiscono che non serve, non serve, non serve a nessuno e non serve per nessuno sta roba qua. Per cui spero veramente che, boh. Che dire? Che dire? Vabbè, chiudiamo sta porta e via. Quello che è sicuro è che l'Inter senza Lukaku sarà l'Inter. Ma Lukaku senza l'Inter, io non lo so se sarà Lukaku. Vedremo. Un grande abbraccio da Neschio. Funziona sto coso.